A parte il fatto che qualcuno deve spiegare al buon Fabio nei commenti che Natale è finito da 275 anni, da quando te l'ho regalato, non te lo sei levato un E fa giorno. ancora freddo. Io capisco il tifo. Vabbè, per casa, Una sai, come è cosa di poco. quelle esagere. Ma È la cosa comodo, bella è è che è vero. comodissimo, È è di una verissimo, comodità ragazzi miei. pazzesca. Quindi se a lui lo vedete col maglioncino, Non vi avete capito il stupite. motivo. Esatto, sono matto, ciao ragazzi. Mi piavate per matto, ciao No, no, ragazzi, non è che te carina. piavano, hanno capito mo che sei poco matto. Mi piace per supportare i nostri contenuti, iscrivetevi, attivate la campanella, fate la stessa cosa sul secondo canale YouTube, canale di calcio completamente parallelo a questo, terzo canale YouTube non di calcio, sto per tornare attivo, mi manca una cosa che mi deve arrivare e poi vi faccio vedere sul terzo canale. Se volete restare sempre aggiornati sulla vostra squadra del cuore, ma anche e soprattutto sul mondo del calcio in generale, ragazzi, vi stiamo per proporre un modo completamente gratuito per farlo. Vi basterà passare sul link in descrizione e scaricare OneFootball, la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio. Statistiche, notizie, curiosità, risultati soprattutto delle partite in tempo reale. Ragazzi, tutto a portata di app e lo ripetiamo in maniera completamente gratuita, link in descrizione. Detto questo, ragazzi miei, c'è una frase di Massimiliano Allegri che praticamente ha detto al presidente Agnelli prima di lasciare la Juventus, su Esattamente. cui abbiamo deciso di far girare questo contenuto perché Sì, si perché va. i risvolti poi sono Sono tantissimi, tantissimi, si va a tantissimi. ricollegare a tutto quello che è successo all'ultima partita della Juventus, Sì. ai malumori di Cristiano Ronaldo, se ne sono dette di tutti i De colori, tutte, sì, e di esatto. conseguenza ci ricolleghiamo anche al futuro e vorremmo esprimeste qui sotto nei commenti il vostro parere su quello che secondo voi accadrà, perché la stagione sta per terminare, Ronaldo ha un altro anno di Non contratto, poco. ma... E ci arriviamo tra poco. Ci arriveremo. Detto questo, mi si sta a scaricare l'orologio. Sempre quando cominciamo a registrare, io non so per quale. Le onde elettromagnetiche, Succede. l'eccitazione. Succede. Ragazzi miei, vi leggo prima la frase e poi facciamo un passo indietro e torniamo a quello che è successo qualche giorno fa. Sì, in realtà il passo indietro lo facciamo proprio adesso perché queste parole di Sì, cui poi abbiamo. rifacciamo il passo avanti. C'hai Esatto, ragione, vai. cominciamo indietro con le parole che Massimiliano Allegri diede come consiglio, diciamo, ad Agnelli. Tre semplici parole, proprio messe in fila una all'altra, liberati di Ronaldo. Che messe così decontestualizzate sembrano una assurdità, probabilmente. Ma andando a leggere la seconda parte della frase e guardando 3 anni dopo quello che è Esatto, accaduto, soprattutto guardando quello che 3 anni un dopo. minimo di senso iniziano a Eh prenderlo. sì, perché forse Leggi. Massimiliano Allegri è stato un pochino lungimirante, perché Profeta. poi, esatto, forse ci aveva ragione, perché ha detto sta bloccando la crescita di squadra e società. Che ad Te posso oggi, fermare? certo. C'è chi dice che, sappiamo tutti, Allegri e Agnelli, la Juventus e Allegri si Sì. sono separati per delle vedute differenti Differenti, e si dice certo. che una di quelle vedute Fosse proprio sia Cristiano proprio Ronaldo. questa, Sì, esatto. perché Allegri voleva ripartire con un progetto, diciamo, dal basso, rifondare, riacquistare, ripartire dai giovani per Sì. Risalire poi ovviamente e avviare un ricrescere, processo di crescita. certo. Quindi Come hanno fatto poi tutte le grandissime squadre, sono state forse pochissime le squadre che hanno vinto spendendo su giocatori fatti, su campioni eccellenti. Mi vengono in mente i Galacticos del Real Madrid, che a confronto contro, per esempio, e poi chiudo la parentesi, il ciclo del Barcellona che invece ha fatto salire tutti dalla cantera, capito? Sono due cose che sono completamente all'opposto diverse, e che se no? andiamo a guardare quello del Barcellona. Compri il talento pronto e te lo costruisci in casa. Esatto. Diciamo che E sono due i risultati situazioni. forse potevano essere dalla parte di Massimiliano Allegri, però comunque non è questo il discorso che dobbiamo affrontare, ma è tutt'altro, perché bravissimo, spegnila perché fa caldo. Probabilmente Allegri con queste parole non aveva proprio tutti i torti. Comunque ad oggi andare a vedere quello che è stato l'apporto di Cristiano Ronaldo alla Juventus non è quello che forse ci si aspettava appena arrivato, perché Allora, a livello di campionato, secondo me l'apporto c'è stato. secondo me Perché no? no. Perché la Juventus lo scudetto lo vinceva già da prima. Non gli serviva Cristiano Io Ronaldo. te parlo dei numeri, nel senso, comunque lui il suo apporto l'ha dato. Ok, Lui sono comunque d'accordo. i Ma numeri li ha fatti alla vedere. società Juventus cosa ha aggiunto? A livello di Ha trofei dato. ha aggiunto qualcosa? No, a livello europeo non ha aggiunto E a livello assolutamente di trofei nulla. in generale?
Rispetto alla Juventus pre-Cristiano Ronaldo, ha aggiunto qualcosa? No. No, su quello no, assolutamente. Non no. Ha aggiunto nulla. Ha aggiunto 30 milioni a bilancio in realtà. Certo, io ti parlo a livello di trofei, infatti Lordi, per questo che sono stato 60. Specifico. No, hai detto il contrario. Netti sono netti, 30, Lordi 30, 60. Lordi 60, scusa. Quello che ti volevo dire però a livello dei trofei, quindi sul campo, l'acquisto di Cristiano Ronaldo forse aveva ragione Massimiliano Allegri dicendo che stava bloccando la crescita della squadra in primis e anche della società, perché come hai detto tu giustamente adesso, sul piano economico non è un giocatore qualunque, è Cristiano Ronaldo. 60 milioni lordi non vengono alleggeriti così, non vengono assimilati in una maniera molto facile. Sta domanda te la devo fare. Certo. È una domanda scomoda, infame, e invito tutti a rispondere qui sotto nei commenti. Ronaldo sta per andare via dal Real. Gli lanci il segnale e ti fa capire che lui ci starebbe. Bisogna saper valutare tutto nel complesso, non basta solamente il nome del calciatore Cristiano Ronaldo. Ok, mi sta a fare l'occhiolino, da me ci verrebbe, ma a me mi conviene. Non sto già bene come sto. Cioè... Allora, io voglio aprire un'altra parentesi, okay, e ricollegarmi a quello che è successo l'altro giorno. Sì, ricolleghiamo. Juventus che vince, Ronaldo che era incazzato e si vedeva. C'è a chi all'inizio ha detto ha tirato la maglia per te. Non è vero, in realtà l'ha lanciata praticamente a un raccattapalle che la voleva. Poi c'è chi ha rincarato la dose e ha detto all'interno degli spogliatoi tutto avrebbe incazzato fatto un casino. Ha tirato cazzotti sul non lo so, sull'armadietto, su quello che è. Col tutto che la Juventus aveva vinto, questo malumore carpito da parecchi in realtà di Cristiano Ronaldo dopo una vittoria, a cosa si riferisce? Te lo dico io, sembra che Cristiano Ronaldo per restare la prossima stagione non solo vorrebbe minimo che la Juventus raggiungesse almeno il quarto posto per la Champions League. Ovviamente, perché io non immaginerei mai Ronaldo in una squadra a fare l'Europa League ad esempio. Esatto. È impossibile secondo me. In quel caso, cari tifosi da Juventus, ve lo scordate, secondo me, a prescindere, sì. Ma più di qualcuno, secondo me, da quello che sta accadendo, sarebbe anche contento, e ok, quelli sono pareri personali, sono ovviamente, pareri. Perché stiamo parlando del più forte, di uno dei più forti, di uno dei due più forti attualmente del mondo, poi se ci vuoi mettere in mezzo Mbappé e Cavolivari, forse entriamo in un discorso, in un loop in cui adesso non voglio non è il assolutamente caso di entrare. Affrontare. Vuole una squadra competitiva anche per la prossima stagione, quindi non solo la Champions, ma anche che la Juventus faccia degli acquisti mirati per garantirgli la competitività nella prossima Champions League. Cosa che al momento secondo e me... E andando a guardare tutta questa situazione io te dico, ma siamo così sicuri che Ronaldo l'anno prossimo resterà la Juventus, nonostante tutte le smentite del caso, che continua certo a fare Paratici, che dice Ronaldo è un nostro smentite calciatore, rito, resterà certo con noi anche la prossima stagione, ma pure quando Ronaldo, se parlava di Ronaldo Juve e non era ancora della Juve, Paratici diceva no, non è, non possiamo trattarlo, no, esatto, blim blim blim, quindi esatto, sono le classiche parole di circostanza che un dirigente deve per forza di cose, specialmente quando si parla di un giocatore come Cristiano Ronaldo, nel bene e nel male deve dire. Secondo me però la Juventus non può garantire a Cristiano Ronaldo e a se stessa, perché comunque se fai degli acquisti li fai non solo per un tuo giocatore, ma li fai anche per la crescita della società. Non può però, secondo me, in questo momento la Juventus garantire a Cristiano Ronaldo una competitività tale da soddisfare le richieste di Ronaldo. Guardando i tempi, sì, sono d'accordo con te. Secondo me i tempi, comunque una secondo me nuova la Juve Juventus... ha bisogno di una cessione per rinfrescare anche la situazione, no? Ma secondo me la Juventus non solo ha bisogno di una cessione per rinfrescare un pochino tutta la situazione, ma forse anche di una rifondazione che deve partire dal basso, quella che paradossalmente voleva aveva Massimiliano Allegri 3 anni fa, lungimirante, e che invece non è stato accontentato, esatto, per la differenza di vedute con Massimiliano Allegri, con Agnelli. Ma tu immaginate se lo richiamano, via Ronaldo, lo richiamano, ripartono da zero e Allegri non porta i risultati. No, sarebbe una cosa clamorosa e paradossale. Allora, se dovesse esserci una rifondazione totale della Juventus, ovviamente e Allegri sarebbe di nuovo l'allenatore della Juventus, potremmo anche non aspettarci dei risultati dalla Juventus in termini di trofei. Cioè magari non arriva Scudetto, non arriva Coppa Italia, non arriva nulla, come potrebbe anche succedere quest'anno tra l'altro. E quindi io non ci vedrei nulla di male. Più che altro nei panni di Andrea Agnelli mi mangerei tantissimo le mani
se non i gomiti o altro, perché hai buttato per tre non anni. Aver dato retta a Massimiliano Allegri, che magari poteva essere stato più lungimirante di me e magari adesso non te ritrovavi a non vincere, ma magari a vincere. Ma magari potevo ritrovarmi con tre anni di crescita, una squadra potenzialmente al top a livello europeo che poteva lottarsela con le Paris Saint-Germain di turno, con il Bayern Monaco, con il Barcellona, Real Madrid, con tutte le top del calcio europeo, cosa che adesso la Juventus non sta facendo. È anche vero che coi secco i man se va da nessuna parte, certo. Andiamo avanti ad ipotesi. Certo. Fateci sapere la vostra qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Noi vi abbiamo lanciato il sasso, voi raccoglietelo e tiratelo a vostra volta a qualcun altro qui sotto nei commenti. Mi stavo appassionando, devo dire la verità, questo discorso poteva andare avanti all'infinito secondo anche me. Anche io tante in altre realtà. Sfaccettature da analizzare. Sì, ce ne sono veramente tante, veramente, cioè, però non possiamo far durare no, il video 10 ore e mezza, quindi mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, i profili sociali Instagram come sotto in descrizione, scaricate OneFootball, la migliore app per seguire tutto il mondo del calcio, contenuti consigliati. Prossima. Fateci sapere se secondo voi Ronaldo resterà o no alla Juventus, almeno fino alla fine del contratto, o se a giugno già telerà. Ciao, ciao raga.